Ringrazio Franco Bertossa e l'Associazione Asia per avermi invitato. Sono felice di essere qui tra amici, tra chi mi ha preceduto e chi poi sarà dopo di me a intervenire. Io ho messo questo titolo, Poetiche del paesaggio, verità e rappresentazione, per porre il problema della poetica della pittura, ovvero di una estetica della pittura nel profilo dell'opera di Giorgio Morandi. Allora, per parlare delle poetiche del paesaggio, in particolare nell'opera di Morandi, devo spiegare che cosa si intende per poetica. Prima è stato esposto questo elemento comune a tutte le opere dell'arte, che sarebbe la poesia. Quindi colgo lo spunto dall'intervento di Bertossa sulla nozione di poesia e aggiungo la nozione di poetica. Naturalmente per questo tipo di arte visiva la nozione di poesia si avverte subito fondamentale, ma è necessaria anche l'altra precisazione, quella sulla poetica. D'altra parte siamo a Bologna, non possiamo dimenticare la scuola di Luciano Anceschi e il fatto che la nozione di poetica è stata proprio messa in campo dal professor Luciano Anceschi negli anni 50, quando divenne professore ordinario di estetica. È una precisazione utile, perché coinvolge il senso dell'arte e delle arti. Le ragioni dell'arte e delle arti. Il motivo fu quello di non privilegiare la nozione di poetica come appartenente alla scrittura e alla poesia nei confronti delle altre arti, cioè l'architettura, la pittura, la scultura, eccetera. Ma fu quella, lo ricordo bene, di comparare sempre le arti con questo denominatore comune, cioè la forza di esprimere le ragioni dell'arte nei vari sensi, nei vari momenti della sua distribuzione e della sua applicazione. E ecco, ora faccio un preambolo di carattere storico-filosofico per capire qual è l'origine della forza poetica come forza costruttrice delle arti, della poesia e delle arti. Preciserò il rapporto tra la poesia e la scrittura e l'architettura, la scultura e la pittura. Dopodiché esporrò la novità della bellezza delle arti figurative e plastiche riconosciuta a partire dalla fine del Settecento fino ad oggi, con questa transizione, illustrata anche stamattina da Riccomini, dal modernismo, dal premodernismo al modernismo e poi dal modernismo al postmodernismo. Questo profilo, diciamo, storico delle due nozioni è importante per affermare la poetica implicita di Morandi. Poetica implicita vuol dire che cosa Morandi dice sul piano dei caratteri della pittura, forma, luce, colore e volumi. Questi sono i caratteri dell'opera di Morandi, non quindi delle parole, ma dei caratteri della sua opera.
Allora, prima cosa, la nozione di poetica. La nozione di poetica, Platone in vari punti, soprattutto nella Repubblica, segna allo spazio un'importanza di totalità e allo stesso tempo di interiorità. Quello spazio non è più un sito, questo luogo non è un sito, non è un luogo, non è neanche un territorio e non è un ambiente. Parla della nozione di poiesis, cioè della creazione, dell'atto del creare, del fare, del produrre. E troviamo questa nozione in vari testi. Vediamo avvicinati due figure, la figura dell'artigiano e la figura del poeta. La figura dell'artigiano è colui che fa bene il proprio lavoro e colui che, seguendo una tecnica particolare, giunge a un risultato, a quella certa opera. Il poeta è colui che con le parole compone in modo immateriale un risultato. La nozione di poetica viene da questa radice antichissima, cioè poiesis. L'atto del creare non può non avere rapporti con l'elemento della percezione, cioè dell'aesthesis. Noi ci riconosciamo in un momento estetico che è quello percettivo del conoscere, il primo momento, e che è quello della sensazione, della sensibilità. Perché io le cose le vedo, io le cose le sento, io le cose le tocco. Allora, se io congiungo l'atto del creare, materiale e immateriale, con l'atto di toccare la realtà, io attraverso il mondo della sensibilità, cioè il mondo della percezione. Come abbiamo visto stamattina, anche nell'esercizio di meditazione che è stato fatto, io rappresento l'oggetto a me stesso. Quando l'oggetto era sparito, noi abbiamo contenuto quell'oggetto in una rappresentazione. Questa rappresentazione ha una sua memoria che, a seconda dei casi, come si è detto, si è visto, ha uno statuto affettivo o psicologico, genericamente. Nel momento in cui, allora, abbiamo un oggetto reale e abbiamo una sua rappresentazione, perché ne abbiamo una sua percezione, vorremmo giungere alla sua verità. Ma qual è la verità di un oggetto che viene rappresentato dagli artisti? La verità esiste perché parlo dell'oggetto, oppure esiste anche una verità della rappresentazione dell'oggetto? Esiste una verità dell'apparire di quell'oggetto ed esiste anche una verità di chi rappresenta quell'oggetto, per esempio Morandi, o comunque, andando indietro, vediamo la pittura, l'affresco romano. Allora, quell'affresco romano è oggi, poco fa, nella storia, Morandi. Ha rappresentato la verità dell'oggetto che vediamo? Questo è il tema. Noi, cogliendo la verità dell'oggetto, cogliamo anche la verità della rappresentazione? Noi, cogliendo o cercando di cogliere la verità della rappresentazione, cogliamo anche la verità dell'oggetto che viene ritratto? Questo è il tema. La modalità estetica, in questo caso elaborativa, dei dati dell'oggetto in una rappresentazione, espone così la questione. Noi siamo tra l'idea e l'immagine. Se stiamo al concetto di verità dal punto di vista dell'idea, l'oggetto del conoscere procede verso una conoscenza che vuole essere una conoscenza teoretica, cioè una conoscenza speculativa, una conoscenza logica. Se noi procediamo nell'analisi di quell'oggetto, cercandone la verità ideativa, vedendone l'immagine, cioè la sua rappresentazione, l'oggetto della visione conserva
una sua corporeità. Quindi quando io nella storia delle arti vedo l'oggetto, lo stesso oggetto che viene rappresentato più volte nei secoli, ne conservo una corporeità, quella corporeità offerta dall'aesthesis che dicevo prima, cioè da quella percezione i cui elementi continuano a persistere nella mia mente, cioè io ho ancora nella mia mente quel certo vaso come quella natura dipinta nell'affresco romano. Bene, allora noi siamo in un procedere con l'intenzione di afferrare il significato dell'immagine, cioè il significato della rappresentazione dell'oggetto che abbiamo davanti. Moltissimi sono gli artisti che fanno quella certa rappresentazione o addirittura quell'oggetto. È stato citato Cézanne, grande maestro di Morandi, e quante Saint-Victoire ha fatto? Molte, però sono tutte uguali e tutte diverse. Quanti fiori sono stati fatti nella storia del genere floreale o della natura morta o dei vari oggetti che compongono ciò che noi chiamiamo natura morta nella storia della pittura? Moltissimi. E a volte ce n'è uno solo che si ripete sempre, però avete, diciamo, 150, 2000 artisti che lo hanno ritratto. Tante versioni di un'immagine, di una forma, che è quella che noi abbiamo, ma nella quale comunque, nelle varie interpretazioni rappresentative, noi ci riconosciamo sempre, perché, come è stato dimostrato prima, noi possiamo conoscere le varianti, conoscere esteticamente, cioè percettivamente, le varianti in quanto siamo artisti noi stessi, cioè tutta l'umanità, prima che i singoli artisti nella loro individualità espongano quello stesso oggetto. Se non fosse così, cioè se noi non avessimo un'idea prima possibile e plasmabile che riesce a entrare nelle varie rappresentazioni, non potremmo capire la bellezza della rappresentazione che si sviluppa artisticamente, cioè che si sviluppa secondo delle attività, cioè secondo le varietà del fare umano che si dispongono proprio nel fabbricare quell'oggetto, nel rappresentare con parole o con segni. Parole, la poesia e la scrittura, segni, poesia e pittura. Bene. Platone aveva condannato questa cosa, perché diceva non si può conoscere con un inganno, quindi il pittore sbaglia, a parte alcuni elementi di similitudine dove il pittore serviva come modello per, cioè il suo lavoro serviva per modello per, quindi una metafora, ma in realtà la condanna fu piuttosto forte. Aristotele invece pone un grande scarto rispetto alla visione precedente, ci dà l'opportunità di capire per la prima volta storicamente che la poesia e la pittura possono essere sorelle. Viaggerà questa idea della fratellanza nei secoli, però non verrà davvero affermata se non in epoca illuminista e romantica. Bene. Allora, la condanna è perché il pittore imita. La condanna è perché l'imitazione del pittore imita un'altra imitazione, cioè le cose sono imitazioni di un mondo superiore e quindi noi non possiamo scegliere questa strada che ci porta lontano. Noi dobbiamo andare invece verso ciò che è più alto o più profondo, in questo caso più alto, dove l'occhio fisico deve lasciare la parte invece a un occhio metafisico. Chi rivoluzionerà davvero storicamente l'approccio in modo radicale è Hegel, che pone il problema del rapporto tra le arti, quindi valorizza la pittura rispetto alla poesia. Ma in che modo la valorizza? Dicendo una cosa che era affiorata, ma che non era diventata assolutamente determinante prima di lui, cioè dicendo che la poesia può stare alla la pittura può stare alla pari della poesia perché non è l'imitazione la sua principale connotazione.
Allora, dicevo che anche prima abbiamo questi fuochi, cioè anche prima alcuni hanno detto attenzione, anche gli antichi dicevano non è questa imitazione, è un concetto che non vuol dire semplicemente copia, ma è qualcosa di più. Tuttavia è da registrare allo stesso tempo il fatto che con Hegel abbiamo il grande principio simbolico e romantico di una forza della pittura che finalmente esce dal condizionamento dell'essere copia o dell'essere imitazione. Per questo la pittura è sorella della poesia. Tutto il Settecento è legato a una trattatistica diffusissima dove si dice questo, cioè pittura, scultura, architettura sono alla pari dei grandi momenti della scrittura. Questa è la prima grande forza storica, è da quel momento che noi abbiamo l'estetica cosiddetta moderna. Quindi la pittura è superiore ai principi dell'imitazione. La pittura, come diceva Poussin, ricordato prima, dipinge l'idea, attenzione, ecco perché sono partita l'idea, cioè la pittura dipinge l'idea, cioè non dipinge solo le cose, ma dipinge la forma con la quale le cose appaiono, cioè dipinge un'aura che sta dietro le cose. Quindi non copia la natura, ma esprime la natura in quelle forme. Questa è la rivoluzione di Poussin, riconosciuta successivamente, come ho detto, da Hegel e dai romantici. Nel momento in cui guardiamo un oggetto come quello di Morandi, qui esposto, io ho voluto scegliere una sola immagine per questa mia trattazione, che è un'immagine del 1913 sul paesaggio invernale. La cosa mi piace in modo straordinario perché qui si combina tradizione e innovazione, una rivoluzione dello sguardo e una rivoluzione dell'interpretazione visiva. Sono elementi che possiamo dire cubisti nell'organizzazione dello sguardo, dell'attenzione del pittore sull'oggetto paesaggio, e allo stesso tempo c'è già un filo che è della metafisica di cui verrà trattata, che sarà trattata poi, diciamo, con oggetti e all'interno delle stanze. Ma qui mi piaceva mostrare che siamo fuori della stanza, fuori della casa, e cioè abbiamo un paesaggio. La natura si esprime attraverso caratteri che definisce uno spazio esterno, che definiscono uno spazio esterno. Allora, la pittura cercherà, secondo un'anticipazione che era quella di Poussin, secondo una definizione di Hegel, di sfuggire all'imitazione per essere appunto alla stessa stregua della poesia. Quando io osservo gli oggetti trattati da Morandi ho in mente tante cose evocate stamattina. A me personalmente ne vengono in mente altre che non sono state citate, che voglio comunque dire, che non mostro perché così le andate a cercare. Due almeno. Una che è quella del Romanino, e cioè dell'ultima cena, dove si vedono tutti gli oggetti e il pane, no, sbocconcellato sulla tavola, per cui c'è una radice sulle cose che appaiono, queste architetture figurative o figurali che diceva stamattina, no, il nostro collega. Questa è la prima, quindi lo vedrei proprio come una radice, per cui c'è una storia, una memoria di ciò che è stato fatto per continuare a fare nella rappresentazione. Cioè sulla tavola abbiamo degli oggetti che possono essere di poco significato, il resto di una cena che diventa oggetto di un'offerta per l'umanità. E l'altro, in un'atmosfera che direi mistica, che è Zurbaran. Siamo negli anni 30 e Zurbaran ci mostra fiori e tazze in una magia descrittiva tipicamente barocca
eccezionale. Quindi a me sono venute in mente, oltre a tutte le altre evocazioni, altre che potrà dire Marilena dopo, queste due immagini. Uno perché porta i resti di un pranzo e questi diventano la scena della pittura. L'altro perché porta in primo piano, con un'evidenza scintillante, un vaso, dei fiori, un piatto, eccetera. Uno è un gusto pre-barocco e l'altro un gusto pienamente barocco. Che cosa queste due cose, queste due pitture esalano? Qualcosa che è allo stesso tempo popolare e domestico. Cioè popolare nel senso che è comune alle persone anche povere, semplici, cioè i resti di un pranzo. E l'altro domestico, perché che cos'è una tazza, che cos'è un fiore semplice mostrato lì? Quello che rallegra la nostra vita di tutti i giorni. Noi mettiamo un fiore sulla tavola, raccolto fuori nel nostro giardino o dove possiamo. Quindi qualcosa di veramente popolare e anche di assolutamente toccante, perché nostro, quotidiano, molto semplice. Questa lezione sul paesaggio. I paesaggi incarnano questa teoria dell'oggetto, cioè questo sguardo dell'oggetto. L'oggetto che deve essere allo stesso tempo un'immagine di se stessa, come si diceva prima, l'immagine anche della sua idea, cioè della sua essenza. Ho citato dalla tradizione, ora citerò dalla modernità. E dentro sulla traccia che è stata data. Cioè Matisse diceva tutta l'arte è astratta. L'altro passo è Picasso, l'arte astratta non esiste. Non continuo su questo perché è stato fatto stamattina il riferimento. Quindi abbiamo la complessa tradizione del genere e dell'oltregenere e poi le due grandi spinte della modernità attraverso quelle che erano le avanguardie, non quella futurista, non quella dadaista però, intendiamoci. Il tema è figurativo, ma è allo stesso tempo astratto. Che cosa sarà dunque i Morandi e ci avviciniamo al nostro oggetto? Che cosa sarà dunque la verità nella sua pittura? Analizziamo un attimo con una schematizzazione rapida come si sono comportati i filosofi nei confronti dei grandi pittori. E vengo agli esempi, diciamo, più vicini a noi, più vicini nel Novecento, quindi ci appartengono, ad altri più giovani appartengono meno, ma tra le grandi discussioni sulla pittura, sull'opera di un pittore, io ricordo almeno questi grandi, cioè Simmel su Rembrandt, Merleau-Ponty su Cézanne, Heidegger su Van Gogh, Foucault su Magritte, Deleuze su Bacon e Gadamer su vari altri e Gehlen prima su vari pittori. Ora, questo diciamo in generale, alcuni flash su grandi filosofi che si sono occupati di grandi artisti. Però ne prendo solo due per dire dove la voragine delle parole della filosofia ha cercato di inglobare la poetica implicita ed esplicita di questi grandi maestri. Allora, Merleau-Ponty, discutendo di Cézanne, e lo riprenderemo tra pochissimo, diceva che il suo progetto è disumano. Seconda cosa, altro esempio, Heidegger con Van Gogh. Shapiro gli ha dimostrato una cosa, cioè che quelle scarpe che lui diceva della terrestrità, del mondo, eccetera, eccetera, non sono quelle di cui lui discute, che quelle non erano le scarpe di un contadino, ma erano le scarpe sue. Cioè il grande filosofo aveva sbagliato completamente. Dopodiché, altro ragionamento, sia di Heidegger che di altri, va bene, ma non è su questo che si parla, è sul fatto che le scarpe sono le scarpe. Ma anche stamattina abbiamo detto,
sono quelle scarpe e stanno per tutte le scarpe. Dipende da come voi guardate e dipende da come voi ragionate. Dunque Heidegger aveva difeso se stesso, altri l'hanno difeso e anche giustamente, nessuno tocca i grandi maestri del pensiero, però Van Gogh non viene restituito nella sua grandezza, nella sua potenza, viene diciamo dismesso dalle sue qualità umili di pittore come Morandi, perché dovrebbe poi affermare una visione della vita che il fatto che gli sia congeniale non lo so. Cioè il fatto di andare alle origini attraverso questo come se fosse un altro Hölderlin, qui abbiamo dei dubbi. Grande il maestro, grande Heidegger, però è veramente proporzionato alla potenza. Sono due potenze di sguardi differenti, quindi i filosofi devono stare molto attenti. Ecco perché ho citato la nozione di poetica in Anceschi, che esercitò come ordinario a Bologna per 40 anni. Perché Anceschi, in una via fenomenologica, ha sempre detto: stiamo attenti che la filosofia può stritolare l'arte. La filosofia si ritiene un interprete e quindi l'approccio è sbagliato se noi sostituiamo alla mente dell'artista la mente del filosofo, che è l'unico capace di interpretarlo. Lasciamo invece che l'artista parli con i suoi caratteri e vediamone una filosofia, casomai spicciola, ma molto importante per noi, perché riusciamo a capirne il valore, l'essenza, l'eccellenza, la straordinarietà, con quello che è il rimarcare esattamente le sue parole, i suoi volumi, le sue forme, che appunto vengono descritte con l'espressione poetica implicita. Cioè noi qui vediamo un esempio di poetica implicita, cioè dove il maestro giovane ci dà però un'immagine della natura secondo un paesaggio, cioè secondo un'articolazione di lavori fatti dall'uomo, dove però serve il gioco della forma, della composizione, come è stato ricordato prima, no? E dove questa neve delinea degli spazi bianchi. Questi spazi bianchi sono un procedere verso un silenzio, come fa la neve quando cade. Il silenzio della campagna, il silenzio dell'oltre, il silenzio dell'infinito, il silenzio anche di queste forme che agiscono e interagiscono. Bene, ecco qua. Allora, noi cerchiamo di valutare Morandi per quel che Morandi ci ha dato, cioè per la sua poetica implicita, cioè per quella forma di poesia calata nella pittura che, con un termine, potremmo dire con un certo termine, presentificazione, cioè che attiva se stessa dall'interno. Quindi possiamo dire che lo stesso pittore si presenta alla maniera di un filosofo. Lo stesso pittore ci dà quindi una visione del mondo. Non ha bisogno delle parole del filosofo. Forse nemmeno noi abbiamo bisogno di parole. A volte sì, a volte no. Allora io come filosofo applico una tecnica di suscitamento dei caratteri dello stesso pittore per mettere in evidenza la sua specificità nell'organizzare una poetica dello spazio, una poetica del paesaggio, e per cercare di farla emergere, non per cercare di soffocarla con un delirio imponente della filosofia. La filosofia deve restituire l'oggetto, non deve divorarlo. Questa almeno è la lezione che ho sentito, che vorrei e che voglio praticare. Abbiamo citato Cézanne, d'altra parte siamo qua sui paesaggi. Cézanne riprende dei paesaggi, sempre quello, paesaggi di un certo tipo, come è stato ricordato stamattina, no, non le Alpi, gli Appennini, qualcosa di più modesto, e tutto deve essere più modesto. Anche Cézanne è sulle cose domestiche. Morandi ha fatto la stessa cosa, cioè vuole la cura del luogo di casa,
Cioè è come se noi sentissimo delle parole in dialetto. Io ricordo anche un breve scritto di Arcangeli sull'Emilia, cioè come territorio, scritto intorno al 40, una lettera insomma abbastanza rara, ma dove si enunciava la bellezza di questo luogo, l'Emilia, in una giornata calda d'estate. È perfettamente congeniale con Morandi. Allora, si tratta, ed è stato citato stamattina, di uno stupore del rappresentare che fa emergere la realtà intima, o potremmo dire filosoficamente ultimativa, nell'incrocio tra rappresentazione e immaginazione. Però questo stupore è una parola che è stata troppo elaborata da Heidegger per poter donarla nuovamente. La dobbiamo donare nuovamente attraverso un uso anche noi più domestico, cioè non diamo una visione colossale alla dimensione dello stupore, diamo invece una dimensione molto più popolare, nel dialetto, cioè andiamo a casa, stiamo a casa, torniamo a casa. Che cosa c'è di più proprio in tutti noi quando viaggiamo o quando lavoriamo tutti i giorni se non torniamo a casa? E a casa cosa ci aspettano? Delle cose molto semplici che incontrano il nostro statuto affettivo. Due pezzi di cose, qualche mollica, qualche cosa che sta davanti a noi mentre riflettiamo che cosa è successo nella giornata. Questo dato esistente che diventa allo stesso tempo estatico, perché se lo guardiamo si crea una visione statica, che non è quella di Heidegger pensando all'eccellenza della storia di tutta l'umanità. Non, va benissimo, ma non abbiamo bisogno di questo adesso. Abbiamo bisogno di quella intimità con le piccole cose che frequentiamo tutti i giorni, che sono con noi, dentro di noi, molliche di pane dentro la tasca, o visioni di oggetti banali lì davanti. Questo che ricompone il mondo, che rifà il mondo. Quindi lo stupore è la riflessività, uno stupore che non è esplosivo, uno stupore che è trattenuto. I paesaggi di Morandi, che siano quelli delle nature morte o quelli dei paesaggi come qui ho rappresentato, è anche figlio della pittura fiamminga, cioè quella disposizione singolare, personale, affettiva, che vediamo nella pittura fiamminga, la troviamo tradotta qui attraverso quelle due vene della modernità citate prima, no? Anzi tre ne abbiamo citato, cioè abbiamo citato Cézanne, perché è una traduzione, abbiamo citato Picasso e abbiamo citato Matisse. Allora, Morandi, sulla scia di Cézanne, che diceva per fare progressi non c'è che lo studio della natura, l'occhio si educa con la natura, ecco che noi ritroviamo la natura delle cose, quel gioco d'essenza dentro il quale l'arte con la sua poetica entra. Quindi l'arte entra in Morandi in un ordine spontaneo. Spontaneo, e noi diciamo senza dualismi, perché il dualismo comporta una separazione tra oggetto e soggetto, tra l'anima e il corpo, tra l'idea e la materia. Il problema è quello di, col cubismo, la traduzione soprattutto del cubismo e della metafisica, di smontare, di decodificare delle linee troppo fissate, per vedere come i margini di verità che stanno dietro siano sdefiniti. E questa sdefinizione dell'oggetto è anche un annullamento del soggetto che percepisce, entra e produce. Morandi, come noi, vede la figura, Morandi riesce però a riprodurla in una rappresentazione che, colta con una certa luce in un certo momento, ci affascina. Non sappiamo farla,
Non sappiamo costruire una poiesi di quel tipo. Sappiamo però riconoscerla. Lui come Chardin, come Matisse, come Picasso, eccetera. Riusciamo, cioè entriamo in una sintonia. Bene, ed è quindi questa natura delle cose in uno spontaneo approccio affettivo. Dunque, Morandi si presenta come caso, diciamo, unico. Mi è piaciuto moltissimo stamattina quando l'incipit è stato «è un arcaico». Questo, cioè, è un arcaico moderno, perché tutto ciò che fa è allestire i paesaggi, che siano nature morte o i paesaggi esterni, vicino appunto a Grizzana o nel cortile di casa, come uno spazio della natura, perché la natura è interiore e ciò che è interiore è la natura. Dunque, allontaniamoci dalle teorie, più teorie, che sono affascinantissime e utili all'umanità, ma che servono poco per capire l'identità del grande procedere dei vari artisti. Non possiamo negare la parola ai filosofi. Semplicemente dovremmo fare in modo che i filosofi cercassero di aderire e di riconoscere l'impianto filosofico degli artisti, dei poeti come dei pittori come degli architetti. Dunque, questa adesione per noi è fondamentale. Morandi offre dunque uno statuto morfologico, che è quello che ho detto prima, dell'oggetto rappresentato. Vediamo un paesaggio. Ma quello che è importante per noi è che questo statuto morfologico si disfa, cioè viene superato, finisce, in uno statuto di rappresentazione, ed è quello che noi abbiamo acquisito, cioè lo statuto estetico della rappresentazione, la valorizzazione di quel luogo nella sua morfologia, che ha un suo statuto di, diciamo, morfologico delle bellezze naturali. Voi potete andare a vedere lo stesso paesaggio. Stamattina è stato mostrato il paesaggio reale, era un'immagine del paesaggio reale, quello che sta attorno alla casa di Grizzana. Bene, quella è un'immagine, diciamo, che ci dovrebbe portare a un'immagine del reale del luogo. Poi voi andate di persona e vedete come quel salire della collina, quel pendio, quelle alberature, eccetera. Allora la percezione cambia. Quindi quell'immagine che vi siete fatti si modifica in un'immagine che è quella che adesso potete vedere nell'esperienza. Ecco la fotografia di questa, tra virgolette, realtà, e ora la realtà in un'immagine di percezione che ho adesso. Poi vedete l'altra immagine di Morandi, pittore, che non è molto dissimile la natura intorno alla casa di Grizzana. Ho fatto un viaggio lì tempo fa proprio per indagare. E lo spirito dello spazio interiore viene trasmesso anche oggi. Dunque, abbiamo uno statuto estetico della rappresentazione. Come viene offerto? Sempre e ovunque. In una quiete dello sguardo e in una umiltà dello sguardo, almeno lì è donato con umiltà. Questo sguardo nasce dalla contemplazione. Contemplare riguarda il vedere. Il vedere vuol dire avere una visione delle cose. Il vedere, questo teorein, no, nel greco antico, è teoria, cioè è quindi una modalità che costruisce una visione delle cose che sono state selezionate per mostrare agli altri ciò, quella cosa. Il pittore mostra quella cosa. Una quiete dello sguardo, quindi non c'è, come dire, né un paesaggio aspro, sono state citate le Alpi, tutto il romanticismo sulle Alpi, quindi no, non, questo no, no, grandi autori, anche inglesi che sono passati, o tedeschi, eccetera, sono stati sempre afferrati da questo tormento dello sguardo. Morandi non è mai afferrato
da uno sguardo tormentato, almeno nell'oggetto, sarà stato così nella vita, ma nell'oggetto ritratto non vedete che una quiete, un garbo, una meditazione incarnata in pittura, che viene da questa memoria affettiva delle cose. Quindi una meditazione incarnata in pittura, per questo che io sottolineo l'importanza dell'essere filosofo come pittore, perché la pittura ci dà la verità dell'oggetto, che è una verità parziale, non si pretende che sia una verità universale, da cui si può procedere per una visione ulteriore. Ma l'importanza è questa: procedere in uno spazio rappresentativo della mente che mostra il rappresentare con il sentire. Io vibro, sento, tocco, enuncio, dispongo. Ecco, questo sentire ha già modalità di rappresentazione. È una meditazione incarnata che offre un'immagine idea, cioè quell'immagine che offre, come in questo caso, è già l'idea del paesaggio. È un paesaggio, uno dei tanti, ma quel paesaggio ci dà quel certo paesaggio ci dà il paesaggio, qui come altrove. È un atto del vedere, cioè del contemplare, pacato. Non c'è sforzo. Non mi è mai capitato di vedere nell'opera di Morandi uno sforzo. Lo sforzo appartiene alle tecniche, non appartiene all'immagine. E non viene enunciato uno sforzo nell'immagine per denunciare uno stato della vita. Io non l'ho visto in Morandi. E questo essere senza sforzo dell'immagine crea una specie di emozione sospesa. Il paesaggio è un insieme di luci, colori e forme. Un'unità di insieme. Sono pezzi diversi che stanno insieme, come sospesi. Vedete? È sospeso. Qui si può parlare di vuoto. Si potrebbe dire qual è la tradizione del vuoto giapponese che arriva in Cézanne, che da Cézanne si infiltra piano piano e arriva forse anche fino qua. Meno non esplicitamente, chiaro, ma noi possiamo tirar fuori qualcosa. Rappresentare dunque un atto del contemplare pacato, senza sforzo. È un'emozione sospesa. È una poetica, quella del paesaggio, o poetica dei paesaggi, che mette in campo una vertigine spicciola ed estatica. Cioè l'estasi è qualcosa che prende i mistici, ma l'estasi è anche qualcosa che afferra i pittori o gli artisti come i poeti. Una parola, un suono, un segno, un colore, basta a volte pochissimo per affermare una condizione estatica, cioè che vuol dire una condizione che ci pone fuori dell'esistente per affermare elementi di verità, o in altre parole per affermare una visione illuminante. Tutta la natura, potremmo dire, da un'antica saggezza è illuminata. La ricerca di Morandi è una ricerca che va verso questa natura illuminata, cerca cioè di scoprire qual è la luce, cioè qual è la verità delle cose che stanno attorno a noi. Dunque, una condizione estatica, senza essere esplicitamente mistica, un processo di ricchezza interiore che è di figurazione e di memoria. Quale realtà, allora, si afferma per la visione di Morandi? Una poetica implicita dove la meditazione sulla materia si fa epifania della vista. E qui commento.
Cioè, allora, poetica implicita l'abbiamo vista, cioè una poetica che è costruita sulla dichiarazione di un fare, di una visione del mondo che è data da forme, materiali, colori, luci, eccetera, eccetera, dove è dosata questa meditazione sulla materia. Stamattina abbiamo visto una lezione di meditazione sull'oggetto, quindi anche Morandi, come artista, ha fatto una meditazione sugli oggetti, sulla loro disposizione, ma anche sulla loro qualità. Quali sono i qualia della composizione? Quindi sulla materia, e però in funzione, essendo pittore, di uno scopo, cioè dell'idea immagine, quindi di rivelare l'idea immagine alla vista. L'idea immagine che ha è la traduzione dalla modernità e dalla tradizione di linee che compongono uno spazio, che ha una voce interiore, che non grida, ma che guarda attonita. Quindi il concetto di stupore, che non è eclatante, si riassume e ritorna indietro nella visione di perplessità. Quindi quale realtà, quale visione? Una poetica, insisto, della figurazione spaziale, in un'aura, direi, metafisica, e qui bisogna spiegare. Cioè, l'aura è quel vento leggero che sospende le cose, sospende i personaggi e li fa sollevare. Cioè, l'aura è quella cosa per cui le grazie si affermano nei miti greci, per cui si alzano da terra e come figure alate camminano, no? Quindi quando noi parliamo di aura metafisica, parliamo della metafisica nella versione detta stamattina, parliamo anche di questo andare oltre la realtà per affermarne il contenuto intimo, e questo contenuto intimo si afferma attraverso un'atmosfera di impalpabilità. Quindi quella datità descritta, quel corpo di cui ancora c'è chiara memoria, è reso come impalpabile, in un allargamento verso una sdefinizione delle forme che noi conosciamo bene dalla pittura cinese, in parte giapponese, quando parliamo di sdefinizione delle forme. No? E, ecco, quindi questo vedere si era tradotto in un contemplare, e questo contemplare ha messo in moto, però, per il processo di presentificazione, un attimo di straordinarietà della percezione, che da ordinaria si fa straordinaria. Voi camminate in questo campo innevato e voi adesso lo riconoscete, perché voi potete fare esattamente quella vita vissuta di Morandi guardando, cioè percepite questo paesaggio innevato in un'assenza di rumore, in un silenzio che parla a voi stessi, in un'intimità, in un dialogo dove la coscienza si annulla nel suo oggetto, in quel bianco, in quella linearità, in quella forma. C'è un dissolvimento della coscienza cercato per mettere in evidenza una specie di annullamento propizio alla straordinarietà nell'ovvietà, cioè una cosa semplice che sta davanti a noi. Le cose nell'opera di Morandi, quindi, spariscono nell'apparenza per far riemergere poi la loro verità. E la loro verità sta nello sguardo e in una tenerezza di linee e nelle nature morte, in una tenerezza di luci e ombre, come quelle bottiglie che avete visto, gli oggetti, eccetera, no? Quindi garbo e ora tenerezza. E la verità in pittura
è data da questa ricerca. La verità nella pittura di Morandi va oltre quelle verità, ed erano quattro, enunciate a proposito di Cézanne da Merleau-Ponty. Merleau-Ponty aveva detto in Cézanne che ci sono quattro verità e che si andava alla ricerca di queste quattro verità. Quel che ha a che fare con la cosa, quel che ha a che fare con la rappresentazione, quel che ha a che fare con la pittoricità della presentazione-rappresentazione, quel che ha a che fare con l'ordine del soggetto della pittura in uno schema. Ora, queste quattro verità qui sono recuperate e risolte in questo sguardo dell'ordinario che si fa straordinario. Basta una verità, cioè il dissolvimento della coscienza nell'oggetto, la sua sparizione. Vuol dire, che cos'è quindi la verità nell'opera di Morandi? È, potremmo dire, il non nascondimento, cioè io non ho nascosto le forme, ma le ho rivelate in un disegno di essenza, quello che fa dell'opera la sua mirabile esistenza per essere noi estaticamente presi in una rappresentazione che è al di fuori di possibilità comuni, ma nasce da un fatto assolutamente ordinario. Ecco qui, allora, torniamo con Morandi a questo non nascondimento delle forme, a questo suo essere arcaico e modernissimo nello stesso caso. Vi ringrazio molto e passo la parola a Marilena.